dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo e Barnaba ritornarono a Listra, a Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e dopo aver pregato e digiunato li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia raggiunsero la Panfilia e, dopo aver proclamato la parola Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Siamo arrivati con le nostre letture alla quinta domenica di Pasqua e il testo che avete ascoltato ci pone di fronte alla conclusione del primo viaggio missionario di Paolo. Erano partiti da Antiochia e ad Antiochia fanno ritorno. Quello che può essere interessante per la nostra riflessione è vedere quello che il testo dice di quello che hanno fatto i discepoli. E alcune cose, alcuni fatti meritano attenzione. Il primo, vanno e confermano i discepoli, e cioè vanno per portare una parola di conferma a quanto stanno già facendo. Poi esortano a restare fedeli alla fede che hanno ricevuto, dunque una realtà avuta in dono che però richiede impegno, richiede un faticare, come si dice, un lavorare per il Vangelo. Poi attuano una scelta che credo oggi possa essere estremamente attuale. Nella comunità, prima di andarsene, convocano i fedeli della comunità e il testo dice che alcuni vengono designati come responsabili della comunità e allo stesso tempo questa designazione implica un momento di seria riflessione e un momento di preghiera. L'elemento a cui vorrei fare un po' riferimento è questa scelta pastorale che viene fatta. I missionari arrivano nella comunità, vedono che stanno già muovendosi in un'ottica di fede e c'è l'esigenza di dare una struttura alla comunità, non possono fermarsi e scelgono, secondo preghiere, secondo spirito, degli anziani che siano capaci di gestire la comunità. Anziano non è tanto un termine a livello di riferimento all'età, quanto a personaggi che diano garanzia nella loro umanità e nella loro fede. Ritornati ad Antiochia, cosa fanno? Radunano la comunità, bello anche questo. Sono andati, hanno visitato diverse comunità, in alcune si sono fermati, hanno designato dei responsabili, poi ritornano nella comunità di partenza e la radunano. Poi raccontano, e qui è un dato interessante, raccontano ciò che Dio ha operato attraverso di loro. Non raccontano quello che hanno fatto, ma quello che Dio attraverso loro ha fatto, che è una modalità ancora per sottolineare che anche il frutto della missione è gratuità, perché ha come protagonista il Dio di Gesù. E poi l'altra osservazione che è molto importante, vedremo nelle prossime domeniche il dibattito che ci sarà nelle comunità cristiane sull'annuncio o meno ai pagani. Bene,
Qui noi sentiamo dire che Dio ha aperto ai pagani la porta della fede. Traduciamoli in termini attuali. Dio ha aperto, Dio vuole che la porta della fede sia aperta a chiunque. Non c'è una categoria che sia esclusa in partenza. E cosa fanno Paolo e Barnaba? Vanno da una comunità all'altra. Se nella lettura del testo che avete sentito, nel riascoltarlo, si fa attenzione ai verbi, troveremo che sono tutti verbi di movimento. Questo dice che non solo Paolo e Barnaba sono in costante movimento, ma dice anche che portando una parola che non è loro, è la stessa parola che non può stare ferma e va oltre ogni barriera. E le comunità devono organizzarsi, mai come il tempo che noi stiamo vivendo, è un tempo in cui la difficoltà le avvertiamo nelle comunità. Forse occorrerebbe fidarsi un po' di più allo Spirito e far sì che là dove c'è gente che nella fede vive e che ha una umanità tale da comunicare, ecco, si arrivi piano piano a dire assumetevi il compito di guidare la comunità. Tre provocazioni per finire. La prima, abbiamo spazi, abbiamo luoghi, abbiamo contesti in cui ci si ferma e si ascolta ciò che di bello nelle comunità avviene o nelle comunità limitrofe alla nostra. Questo scambio nella fede non è un dato opzionale oggi, è imprescindibile. Il Dio di Gesù, seconda provocazione, è un Dio che va ricercato, ma è un Dio che ti viene incontro. Quali sono i passaggi che il testo ci ha evidenziato? Ascoltare la parola, condividere con i fratelli, mettersi in cammino e ritornare per raccontare. L'apertura ai lontani, l'apertura a quelli che noi diciamo non credenti o che del fatto religioso poco si interessano, l'apertura e la proposta ad essi non è una realtà facoltativa, ma è un imperativo che viene dallo Spirito.